ragazzi, sono Mello Flame, oggi qui con un nuovo video. Oggi siamo sempre con Pietro Fabio. Bella. Allora, siamo qui con una, diciamo, novità. Siamo su Imperium, le grandi battaglie di Roma. Siamo qui, in rete locale, in partita col buon Paolo. Sì, noi, io e Mello saremo insieme in questa dura sfida. Però il verde io me lo cambio perché il verde pistacchio a me non piace. E quindi mi metterò il fucsia. Molto bene. Mi metterò il fucsia. Dai. Ah. No, dai, mi metto. Che cazzo di colore mi metto? Mi metto. Metti rosso, ma è cane. No, vero. Sì, ma dopo mi ci confondo. Mello, come avete visto, è espertissimo. E lo vedrete in azione. Non ci ho mai giocato. Abbiamo fatto una partita di prova prima, ragazzi. È andata al di lusso. Dai, muoviti. Ok, a posto. Siamo pronti per partire. Ok, sono pronto. Anche no, ma sono pronto. Vai, schiccia, inizia. Inizia, ragazzi. Ragazzi, okay. Si parte. Vedrete, eccoci qui. Vedrete il mio schermo, perché è quello più figo. Esatto, perché io non so giocare, quindi avete poco a vedere. Creo le truppe. Esatto, bravo. Tu crea truppe. Guarda che siamo già velocizzati, quindi devi essere reattivo. Certo. In questo momento. Ok. Ok, visto che abbiamo i controlli condivisi, posso comandare Merlo. Quindi in caso di difficoltà lo aiuterò. Ragazzi, che sia chiaro, questa partita è più sorridere che... che un gameplay vero e proprio. Ok. Anche perché il gioco non è nuovo, cioè è del 2002, però noi ci piace innovare. Esatto. E quindi... il miglior gioco di strategia in tempo reale, secondo me, ha segnato la mia vita, perché da quando avevo 6 anni che gioco questo gioco, non sto scherzando. Anch'io? No. No. Mentre gli altri giocano, mentre gli altri giocavano tipo a tutti i giochi TPS o FPS, ecco, io giocavo ai strategie in tempo reale e questo è il gioco che mi ha segnato. Infatti vedete come è ridotto adesso. Ok. Siamo quasi pronti per attaccare, ragazzi. Merlo, cazzo, fa qualcosa. Sto pensando le truppe. No, perché ti vedo un po' fermo. No, no, tranquillo. Lo disse anche Renzi a Letta, tranquillo. Ok, andiamo a conquistare subito una città, ragazzi, per cominciare bene. La Gabbestia, ma non importa, perché noi siamo più forti. Sento il colpaccio, ragazzi. Attenzione. Ed ecco che assale la porta. Non distruggono la porta. Si sono fermati, bug. Questo gioco, ricordiamo, non ha bug. Non profaneranno il Nilo. Se premi sul tasto annulla, il gioco si chiude. Si bugga ed esce. Molto bella come cosa. Meglio che mi ritiri. Se Mello mi venisse a dare una mano sarebbe anche meglio, ma... Intanto se vedete la gara è perché sto scaricando l'aggiornamento di COD per dopo fare il su COD. Perché siamo molto organizzati. Esatto. Vado a attaccare qualcosa? Sei troppo in pochi i tuoi... 31 uomini. Sono. Che cazzo, sono pochi? Va a conquistare il villaggio che te l'hanno conquistato. Questo? Quello sì. Verde, questo qua? È quello vicino a te, attaccato a te, attaccato al culo. Perfetto. Ok. Grande Merlo, fa la prima azione. Sì, così. Che dov'è il sentiero dei difensori? Devo mandarle dentro? Come? Cosa fa adesso? Boh. Ritorna in città per l'amor di Dio. Anzi no, va a conquistare il forte lì vicino. Questo qua verde? No, quello in nero. Questo sotto? Quello vicino al villaggio, quello a destra, questo. Guardami, questo. Ok. Ho mandato. Andato? Sì, stiamo andando. Perfetto. Sono in guerra. Per la gloria d'Egitto! Ok, perfetto. Sì, così, Mello Flame, incredibile. Boh. Verso primo attacco. Ti mando dentro? Hai conquistato? Sì, prendi l'oro che c'è dentro, spediscilo alla città e va dentro. No, lì al forte, alla tua città. Ti rimando in città. Perfetto. Merda. Anche a firma. Boh, adesso? Adesso sono in difficoltà anche io, devo dire. Va a conquistare questo forte qua. Con gli uomini che hai usato per conquistare. Anzi no, va contro questo. Va contro questo che sta arrivando a questa parte. Va all'incontro con i tuoi uomini. Sconfiggilo. Tenta di fermarlo. Ok, fermalo. Attaccalo. Oh, coglioni.
Ok, ci sono. Ho risolto, ho risolto. Aspetta, vai, ce la facciamo, ragazzi. Oh, sono sconfitti. Sono morti. Incredibile! No, non ci credo. Ah, farli tornare in città, presto. Manovra o ragazzi? Si ritorna. Io non mi ricordo più dove sentire il cazzo, era dall'altra parte. Ma sono entrati. Adesso vado ad attaccare questi. No, sono un folle. Attacca il forte di commerciale che è lì di fianco a te. Quello nero. Questo qua, come vedo prima. Sì, bravo. No, vaffanculo. Muori. Merda. Un'unità sta subendo attacco. Eh? È la tua? La mia, sì, è la mia. Ce la fai? No, però tento. Ok, ci sono, forse. Ti vado in forza. Mandameli. E li ho ammazzati questi qua fuori. Non è semplice, perché praticamente sto giocando da solo. Non è vero, dai, sto facendo una cosa di buono. Allora, attacca quei cazzo di gialli lì che ti hanno sconfitto. Fatti un altro esercito. Io non ho mai visto un giocatore di Imperium con la mano sotto il mento. Ah, la professionalità. Cosa dobbiamo fare adesso? Aspetta un attimo, attendi le mie istruzioni. Ok, è mia, perfetto, grandissimo. Ok, adesso andiamo a conquistare altro. Sì, perché stai mandando uomini così a cazzo? Devi assegnarli all'eroe e dopo andare. Dai, vabbè, sto ammazzando comunque. Sì? Sì, non c'è. Incredibile, non ci posso credere. Conquistato. Cosa? Andate dentro. Hai conquistato? Aspetta, sto ammazzando l'ultimo. E poi di coglioni qua. Ok, ammazzato. Posto? Sì, andiamo dentro. No, andiamo dentro. Se ne vado. Vai nella. Faccio un segreto di istruzione, insomma. Vai nella tua città. Ecco. Ok, ci sono. Sto entrando. Ragazzi, un'altra città sarà presto mia. Vado nell'altra fortezza, questa qua. Merda, non sconfitto. Quale fortezza? La tua di fortezza, va. Ma quanta roba c'è da conquistare ancora? Un bel po'. Ok, adesso riparto e la conquisto. Allora, tu vieni in manforte, dammi i pretoriani, mandami i pretoriani. Come si fa? Come si fa? Merlo! Selezionali e mandameli. In quella città lì vicina. Aspetta che sto ancora creando. Come sei? Sto attaccando il viola. Quella viola? Cioè questa? Sì. Ma quella grande viola o quella piccola viola? No, quella l'ho conquistata apposta. Mi stanno attaccando. Ora che aspettiamo un anno, ragazzi. conquistati il villaggio lì vicino a te che te l'hanno conquistato ancora per l'ennesima volta. Merda, mi stanno attaccando, madonna. Ci sono. Ok, prova. Ti ricordi come si fa una catapulta? Sì. Allora, è un compito difficile e non me ne rendo conto. Però prova. Conquistato un quel posto. Prova a conquistare quella città verde lì. Sarebbe fondamentale. Ma no, tutti rimando, tutti. Sì, sto attento però. Dopo, quanto vi sono rimando le mura? Come ti ho fatto vedere prima. Oddio, sta ammazzando. Via, scappa. Bravi così, ragazzi. Ok. Fatti la catapulta. Un attimo. Dove la metto? Per la gloria d'Egitto! In modo che colpisca la porta, ma che non te la colpiscano gli arcieri. Vai. Perfetto. Sto arrivando. Anzi no, tu tieni impegnati lì, che io conquisto l'altra città. È quasi distrutta la porta, questo. Non passeranno. Sono il più infallibile. Il mio coraggio è leggendario. Informazione! Sottomettiamo il nemico! Avanti, pretoriani! Ma l'abbiamo vinto. Fortezza? Abbiamo vinto. Abbiamo vinto proprio. Momento.
Bene ragazzi, per i vari bug che dicevamo prima è crashata la partita, però abbiamo vinto. Alla fine però abbiamo vinto, come avete visto. Quindi insomma, Merlo Flame ha conquistato l'ultima città, attenzione. Spaccando... ho guidato io le truppe, non lui, però vabbè. Ma basta, insomma. Un like per la vittoria del generale Pari, perché ci esatto. sta. Un like per il Merlo che ha provato a cimentarsi in questo gioco, esatto. Non facile, ma è riuscito a fare qualcosa. Perché per chi ha le prime armi non è ovviamente semplice. Arriviamo a 10 like. Sei. Prossimo episodio sulle grandi battaglie di Roma, con anche Cerebral Drop senza Crash magari. Senza Crash. Con anche forse Poncho, Cerebral Drop 09, se ci avrà cazzi di essere qua. Faremo una partita in 3 contro il PC. Però stavolta no medio, imprevedibile medio, ma imprevedibile. Ma è difficile. Difficile, che dovrò gestire 3 persone nello stesso momento. Beh ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Bello tutti da Merlo Flame. Da Pavi. Poncho. No. Dai, bello.